ma poi devi andare a vincere a Torino ed è uno scontro diretto, se vince il Torino sei ottavo, c'è poco da fare. Quindi se perdi l'Europa League e perdi ovviamente, da questo punto di vista non, nessuno se lo augura, anche la finale di domani sera, perdi una trentina di milioni di euro. 30 milioni di euro per le casse del club sono tantissimi, faccio fatica a pensare che si possa tenere Milinkovic a 3 milioni, faccio fatica a pensare che si possano tenere tutti quelli che oggi prendono tantissimi. Milinkovic e Luis Alberto sono i due più facilmente vendibili, semplicemente perché un altro gli ha lo stipendio importante, Lucas Leiva, ma Leiva c'ha un'età, l'altro che onestamente è anche abbastanza difficile poi dopo da andare a rimpiazzare, c'è Immobile, e quindi io credo che invece Immobile resterà abbondantemente, credo che sarà un'estate abbastanza calda sul fronte Milinkovic e Luis Alberto. A proposito di questo, Paolo, siamo al 1° luglio, Paolo Cirico è l'allenatore della Lazio, si mette seduto dal tavolo con Nettare e Lotito, a prescindere dai nomi, i ruoli, che cosa gli chiede Paolo alla società? Quello che in questo momento ha già chiesto Simone Inzaghi: due difensori, un'alternativa a Lulic, un centro, tenendoli tutti, attenzione, tenendo tutto il resto, quello che c'è, okay, senza cessione. Tenendo tutto il resto, al di là probabilmente di Wallace che vorrà comunque andare via, e onestamente dopo Lazio-Atalanta credo che la sua avventura in biancoceleste sia assolutamente chiuso, ma lo era già quest'inverno, già a gennaio lui voleva andare via, Mendes come procuratore, e Mendes porterà sicuramente un portoghese o comunque un brasiliano della sua scuderia, da questo punto di vista qua. Però l'esigenza di due difensori importanti, titolari, Radu ha un'età, Radu può essere una bellissima riserva, Lulic, che per noi sarà sempre l'eroe del 26 maggio, potrà incominciare a mettersi ogni tanto seduto in panchina, e la sua alternativa non può essere Turnisi a 7 milioni di euro, perché su 7 milioni di euro, se io vado in Serie C o in Serie B italiana, faccio l'esempio di De Lorenzo, è un ragazzo che due anni fa giocava nel Matera, il Matera quest'anno è fallito, l'Empoli se l'è preso, lo ha messo dall'interno del suo organico, oggi De Lorenzo lo chiedono tutti e l'Empoli lo valuta 20 milioni. Quindi anche nel calcio italiano, nel calcio giovanile italiano, c'è tanta roba, c'è tanto materiale. Quando vai a prendere un giocatore che sta all'estero devi comunque dargli un anno di rodaggio. Ricordiamoci cosa fu detto di Lulic quando nella prima partita di campionato a San Siro stoppò un pallone, lo stoppò male, il pallone finì in fallo di fondo. Il giorno dopo ho sentito di tutto. Il primo anno fanno fatica, ma è normale che fanno fatica. Io ricordo nel 2009 quando arrivò Kolarov, Dario Rossi non parlava una parola di tedesco e Kolarov non parlava una parola di italiano. C'era Rick Steiner che traduceva a Kassenberg, dove eravamo in ritiro. È un problema adattarsi a un'altra nazione, non puoi parlare con nessuno, non capisci, e diventa ancora più complicato stare in campo. Pensate che quest'anno il primo giorno di ritiro a certi si è messo vicino a Radu per capire quelli che erano i movimenti che Inzaghi voleva. Poi per carità, per fortuna sono entrambi italiani e da quel punto di vista è stato un attimo, ma se tu prendi un calciatore straniero devi dare quei 6-7 mesi. Vi ricordate André Dias? Primo anno era impensabile, voleva scappare, apriva le finestre alle cuche, vedeva la nebbia, diceva no, la salvaggi, voglio tornare in Brasile, il mare, Copacabana e tutto il resto. Poi è diventato il bagnino, poi è diventato il giocatore che è stato. Vabbè, quindi manco Paolo Cirigola sarà allenatore da Lazio questo caso. No, non credo. Okay. Paolo, oggi è stato presentato Nicolò D'Angelo, ho sentito prima. Sì. Che sei intervenuto pure in conferenza, però io non ho capito bene il suo ruolo nella Lazio, quale sarà? Sarà quello di un supervisore a tutto quello che è l'ambito sicurezza non soltanto dentro la Lazio ma anche all'interno di quelle che sono le aziende del presidente Lotito. Per quanto riguarda la Lazio girerà con la squadra, sarà in ritiro, insomma in sostanza è un colpo di spugna, passatemi il termine, a tutto quello che è avvenuto nell'arco degli ultimi anni. Cioè la Lazio non è più disposta a tollerare i buco, le banane su Badeglio Go, o gli striscioni, o gli adesivi con Anna Frank, o tutta una serie di altre situazioni di questo genere. Oggi è stato molto chiaro,
molto chiaro, molto diretto, ha parlato in maniera esaustiva da questo punto di vista qui, e quindi da qualche giorno, da qualche settimana c'è questa persona che poi è quella, oggi lui lo ha ribadito, che ovviamente come affermazione non penso proprio che abbia fatto felice i tifosi, che ha messo le barriere in curva. Ha messo le barriere, sì, sì. Beh, così, certo, lui parliamo di un personaggio di altissimo livello, un profilo importantissimo sotto il profilo della sicurezza. Quindi la Lazio non è più disposta, credo che si vada nella direzione che ha preso un po' la Juventus quando va commissionato una sorta di daspo societario nei confronti di quel soggetto che ha mimato la Ruclanina nel minuto di silenzio per Superga. La Juventus l'ha espulso per 5 anni dal suo stadio e dalle sue attività. Credo che la Lazio andrà in questa direzione. Qui non è più tollerabile questo tipo di discorso, e oggi la presentazione anche in un momento particolare, perché sapete che Lazio e Atalanta hanno due tifoserie che proprio non è che vanno a cena la sera. Domani c'è una partita importante, c'è un importante arrivo a Roma di 20-25, quelli che saranno 1000 tifosi dell'Atalanta. Oggi mi raccontava un collega che non trovava più un pullman per noleggiare né a Bergamo né tantomeno a Milano, e l'hanno preso tutti loro, perché credo che domani la 1 sarà il pullman di pullman da Milano fino a Roma Nord. Quindi da questo punto di vista qui la presentazione di oggi va sì, ripeto, in un contesto nel quale il presidente Lodi della Lazio non sono più disponibili a un certo tipo di situazione. Beh, è tosta. Ce ne sarebbe da parlare a riguardo. Okay. Ce ne eravamo accorti da le ultime settimane pure dalla tifoseria della Lazio, ovviamente. Adesso vedremo quella che potrà essere l'eventuale risposta domani, se ce ne sarà una. Assolutamente vero. Bene Paolo, non vogliamo rubarti altro tempo, anche perché comunque è stata una giornata lunga e impegnativa. Spero che quella di domani sarà ancora più impegnativa per tanti e tanti motivi, e qui si potrà far tardi. Guarda, stanchiante lo stesso, ma magari più soddisfacente. Speriamo veramente di cuore, Paolo. Ti ringrazio come sempre, spero di risentirti presto e di riabbracciarti di persona. Grazie, buona serata. Ciao Paolo, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Parole, cioè non è che posso rompere le scatole ai ragazzi, urlate mentre fate la registrazione, eh? No, va bene, non ho parole, cioè non è che posso rompere le scatole ai ragazzi, urlate mentre fate la registrazione, eh? No, va bene, non ho parole, cioè non è che posso rompere le scatole ai ragazzi, urlate mentre fate la registrazione, eh? No, va bene, non ho parole, cioè non è che posso rompere le scatole ai ragazzi, urlate mentre fate la registrazione, eh? No, va bene, non ho parole, cioè non è che posso rompere le scatole ai ragazzi, urlate Rientriamo in diretta 22:45, il Nido delle Aquile su Radio Roma Futura. Marco, quindi questa sera abbiamo avuto due collegamenti, uno che ci ha spiegato bene l'Atalanta, Paolo che ci ha spiegato bene la Lazio, quindi
abbiamo una visione esaustiva, quindi già sappiamo tutto quello che riguarda la partita di domani. Pure sì, no, l'unica cosa che adesso mi è venuta in mente, se ho scordato di chiedergli a Paolo, dal punto di vista tattico della partita, però poi alla fine adesso quanto manca, meno di 24 ore lascia il tempo che trova, magari poi domani prima della partita riuscirete voi, perché a me questo discorso dell'Atalanta che marca uomo a tutto campo, io ancora non lo riesco. No, non lo riesco a capire, cioè, non te va giù. No, non lo capisco, non che non mi va giù, so proprio io che non ci riesco a metabolizzarlo come discorso. Però, e quindi magari, che ne so, conoscendo Paolo, che dal punto di vista professionale comunque vive il calcio in una certa maniera, magari riesce a darmi un'idea più chiara, perché io vedo una squadra che corre per 90 minuti, che fa un tipo di pressione alta, è vero, ma una pressione a tutto campo lo fanno quasi il 90% delle squadre che ci stanno in Serie A. Quando dicono l'Atalanta marca uomo tutto campo, è una pressione. Il termine sarebbe improprio se fosse così, perché la marcatura uomo a tutto campo è il difensore che si attacca, che ne so, a Immobile pure quando rientra in difesa. Però comunque sia, nell'arco della partita, è quello che voglio dire io, nel senso, durante la partita non vedo Masiello fisso su Immobile, marca Masiello più di tanto, aiutami. Cioè, io dico, la marcatura uomo è quella che una volta lo stopper prendeva il centravanti e lo seguiva dappertutto. Certo. Ma ci può stare anche che, per dire, Gomez marca uomo, Leiva in fase di impostazione, ok. Ma Gomez non è che quando la palla ce l'ha la Lazio non si muove da quella posizione dove sta Leiva. Sì, un discorso di pressione che fa l'Atalanta. Però come fanno morì quando dicono no, l'Atalanta marca uomo tutto campo, ha un gioco diverso. No, lo dice Feltri quando sta. Ma no, ma lo dicono, lo dicono tutti. Il fatto è che l'Atalanta è una squadra che gioca bene, fisicamente sta bene e si può permettere di correre per 90 minuti in mezzo al campo, e allora ha una pressione molto più evidente rispetto alle altre squadre della Serie A. Ma la marcatura uomo non la fa più nessuno. Ma no, assolutamente. Quella voglio dire. Nemmeno Gasperini. Bene, torniamo all'argomento. Abbiamo i bambini che devono andare a dormire, altrimenti no, più che altro sfruttiamo finalmente la possibilità di avere Valentina di persona. Visto l'orario 22:48, Valentina non è abituata. Continuiamo a parlare della finale, poi lei quando nel suo orario interviene dice no, adesso parlo io. Sì, no, anche perché anticipo rispetto al solito, perché solitamente è sempre un orario 23:23. Sì, sì. E poi lei è molto legata al suo orario, l'altra volta volevamo anticipare, no, quella è la mia fascia, quindi allora aspettiamo le 23 pure stasera, perché altrimenti non è nella sua fascia. Hai ragione, Antonio, aspettiamo. Guarda, questa sera non ho fretta. Dunque, qualche curiosità rispetto alla partita di domani: l'apertura dei cancelli è prevista in orari differenziati per i tifosi dell'Atalanta e Lazio. I tifosi dell'Atalanta potranno entrare a partire dalle ore 17, mentre i tifosi della Lazio a partire dalle ore 18. Le canzoni che verranno messe quando entrano le squadre in campo, Valentina, le sai? No, bocciata. Bocciata, va bene. Aspetta, prima che lo dici, però per me andava messa la canzone la Lazio entra Aura d'Angelo. Aura d'Angelo, assolutamente. Il cioè, nostro inno. Sì, io lo proporrò in futuro se un giorno avrò potere di farlo, però... Infatti, quel fomento ti dà bravo quella carica proprio. Ma certo, ma i Van Allen gli spicciano casa ora d'Angelo. Jump dei Van Allen. Anto, ma questo fa sul serio. Sei in tribuna stampa, cioè, credi. Cambia gli la cassetta, cioè metti la musicassetta nel registratore e gliela cambi. Così sapremo quando sei arrivato. Abbiamo anticipato quella della Lazio che sarà Jump dei Van Allen. Per quanto riguarda l'Atalanta sarà Whatever You Want dei Status Quo, che adesso Marco ci interpreta in italiano. No, più che altro più che altro il microfono, pensavo che cantava per davvero, che no. Ci stupiva tutti. No, stavo perché poi la Lazio, questa è la terza finale in 3 anni, se non sbaglio. Sono 4 Coppa Italia vinte negli ultimi 10 anni, quindi sono 6 finali. 5 finali di Coppa Italia. Togliendo le supercoppe. Sì, perché ne abbiamo vinte 2. Bravo Antonio, lasciate sottofondo, almeno mi fomenta pure quando parlo. Calcola le 2 vinte dal 2004, del 2004 e del 2009, 2013 e 2000, e domani c'è un'altra finale, quindi comunque sia
La Lazio ne fa di finali. E la cosa bella, che ne stavo parlando pure con Gianfranco prima di venire qui, che comunque sia sotto un certo punto di vista viene molto più esaltata la Coppa Italia come competizione rispetto al campionato vero e proprio. Anche perché sono 8 anni che il campionato non c'è. No, no, al di là di quello, proprio a livello di immagine della competizione. Perché già che comunque sì, nel senso, noi queste cose. Rispetto alle altre coppe nazionali in Europa, la Coppa Italia è un marchio che comunque riescono a vendere bene. Lo vendono bene. Già il